Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata della nostra rubrica Coccole e Cultura, in collaborazione con il bar, il rifugio degli Elfi, che gentilmente ci ospita. Oggi abbiamo il piacere di avere con me ospite Miriam Palombi, ceramista e scrittrice. Buongiorno Miriam. Buongiorno. Ecco, autrice di narrativa horror, dark fantasy, thriller. Le sue opere esplorano un universo macabro e spettrale, ispirandosi a temi più classici del genere. Da sempre porta avanti un progetto per la divulgazione della cultura horror. Buongiorno e grazie per essere con noi anche a Barbara Gherarducci, titolare dello storico bar Rifugio degli Elfi. Buongiorno a voi. Ecco, iniziamo prima di tutto con una domanda, magari un po' banale, ma credo che non esistano domande banali oggi come oggi, perché a seconda del nostro interlocutore abbiamo o meno risposte in un certo modo che ci permettono di capire meglio questo scrittore. Ecco, allora Miriam, una prima domanda è quasi d'obbligo. Quando ti sei scoperta scrittrice di romanzi e di libri della narrativa dark e fantasy? Allora, sì, questa è una domanda, può sembrare banale, ma poi non lo è, no? Perché tutto ha un'origine ed è bene sapere da dove partono poi le ispirazioni e le attitudini. Io sono stata una bambina che ha iniziato molto presto a leggere e pescavo in quella che era la libreria di mio padre. C'erano i mitici Urania, i volumi di fantascienza, ogni tanto usciva anche qualche volume horror in queste, o pseudo horror in queste collane. Insomma, ho iniziato leggendo cose che non erano proprio adatte a un pubblico giovanile e però mi hanno formato. La cosa principale dalla lettura, il passo successivo è voler inventare le proprie storie. E io mi sono trovata che la mia sensibilità andava in quella direzione, ossia verso, diciamo, il macabro, verso l'orrorifico, il perturbante, no? Questo termine che poi ci viene dall'Ottocento, certo. Che è qualcosa che turba, però al contempo ci affascina. E qualsiasi evento, qualsiasi magari cosa anche quotidiana, la mia fantasia la rielaborava in quella direzione lì, diciamo, che poi parlando di dark racchiudiamo un po' il tutto. Ecco, tu hai già scritto vari thriller di successo come L'archivio degli dei, Piccoli passi nel buio, Misteri resti sepolti, Le ossa dei morti, Dalle tenebre. Oggi andiamo a presentare gli ultimi due praticamente. Uno è Crypt Tales. Creepy Tales, S. Eccolo qua. Ecco, parlaci un po' di questo libro. Allora, Creepy Tales, già dalla copertina, che è molto, molto evocativa e particolare, è un po' un omaggio a quello che è il romanzo gotico, sia per ambientazione che anche per tematiche. Il protagonista è Benjamin, un bambino che è ospite di un orfanotrofio, e che però non è assolutamente un ambiente, un luogo rassicurante e accudente per questi bambini, ma anzi, i bambini in questo luogo spariscono misteriosamente e lui, che sembra ha questa particolare sensibilità, cerca di scoprire cosa c'è nascosto, cosa veramente è custodito all'interno di questo orfanotrofio. Può essere definita una sorta di favola nera, ma non è assolutamente una favola per bambini. È una favola per adulti che parla di abbandono, parla di morte, di accettazione della morte, e con contenuti anche piuttosto forti. E mi sono molto divertita, l'ho scritta dopo un periodo particolare della mia vita in cui dovevo materialmente capire se ero ancora in grado di scrivere, vicissitudini di salute che adesso qui tralasciamo. Ed è anche per questo venato da questa malinconia, da questa tristezza. Gli elementi cardine è la natura, che non è vista come la natura benevola, ma è vista come una natura matrigna. È tutto venato da una sorta di paganesimo antico, fino ad arrivare a capire cosa effettivamente è custodito all'interno di questo orfanotrofio. Ecco, Miriam, si dice: dove non arriva l'ingegno, arriva l'impegno. Quanto impegno c'è dietro la scrittura di un libro? Allora, per me molto, perché io non credo nell'improvvisa illuminazione, credo che la scrittura sia prima di tutto dedizione, impegno e anche allenamento, perché se uno magari aspetta seduto al PC o col foglio, il blocco, perché io ancora scrivo con il blocco, la penna, perché il collegamento
testa, mano, è più veloce rispetto alla tastiera, è diretto. Se uno sta lì e aspetta che ti arrivi l'immagine in mente, capita, sì, però bisogna allenarsi, la mente deve essere allenata sia con la lettura che con la scrittura. Ecco, Barbara, grazie naturalmente per questa grande opportunità che hai dato alla città di Cerveteri e a tutti i tuoi amati, affezionati clienti. Una piccola libreria in un bar, sembra quasi due facce di un'unica medaglia, perché credo che le librerie siano una sorta di dispensa. Cosa si ha in dispensa? Cosa si custodisce? Il cibo, che permette all'organismo poi di effettuare i propri compiti. E la libreria è un po' come una dispensa delle emozioni, per curare l'anima. È proprio così? Tu come la vedi questa piccola libreria? Beh, in effetti è così, perché diciamo, come la mente ha bisogno di zuccheri, quindi a casa o comunque quando entri dentro un bar guardi subito la cosa più zuccherina, proprio per cercare la carica e illuminare insomma la mente. La libreria è uguale, per esempio la cioccolata, quando sei un po' giù prendi la cioccolata, se vai in libreria prendi quella categoria che comunque a te piace, quindi io vado a prendere magari il criminal profiling, per dire, perché mi rasserena. O magari se invece voglio un qualcosa di più soft, quindi mi voglio togliere lo sfizio ma rimanendo un po' più sul, come ti posso dire, per non far agitare i sensi di colpa per la linea, però il cervello c'ha bisogno comunque di zuccheri, a quel punto mi scelgo un libro magari più tranquillo, una biografia magari o storica o di qualche gruppo musicale o di un musicista in particolare, quindi a seconda di quello che si ha voglia quando si è a casa e si apre la dispensa di cose che ovviamente preventivamente avevi comprato in base ai vari stati d'animo, la libreria, cioè in realtà tu vai su o la libreria della tua casa o sul famoso comodino che hai vicino al letto e scegli il titolo che più si addice insomma ai tuoi bisogni di quel momento. Ecco, in questa piccola dispensa di libri cosa troviamo? In questa del bar un po' di tutto. Abbiamo la grande distribuzione, quindi con titoli nuovi e le ultime uscite, e anche se per ovviamente motivi di spazio non possiamo accogliere tutti e tutto, a quel punto accettiamo, anzi stiamo facendo molto bene il lavoro di prenotazione, quindi sui libri che sono in uscita o comunque titoli che non riescono a trovare perché effettivamente magari già sono usciti da un po', però nella grande distribuzione ancora ci sono, li riordiniamo e li facciamo avere al cliente. A disposizione ho cercato di creare una moltitudine di gusti, tra cui ho scoperto anch'io effettivamente non soffermarmi solo su una categoria, ma scoprire poi, leggere le varie sinossi, che comunque in effetti mi interessano molti altri titoli di molti altri scrittori, che siano italiani o che siano anche esteri. E quindi troviamo dal fantasy al criminologia gialli, gialli come romanzi, ma gialli anche come inchieste, o comunque più sullo specifico, come dicevo prima, il criminal profiling, medicina legale, e tutto un po' più basato sul tecnico. E poi abbiamo romanzi divertenti, quindi quelle storie leggere come le commedie che vedi in televisione, che sono quei libri che comunque ti aiutano a far passare la giornata facendoti una risatina. E poi abbiamo ovviamente gli autori locali, e devo dire c'è buona richiesta anche di quelli e la gente sta rispondendo bene, perché effettivamente non si vedevano in giro, o meglio comunque dovevi spostarti, e come mi hanno detto alcuni clienti, dice, qui sono visibili, si vedono, a differenza delle grandi librerie dove effettivamente in tutte quelle pareti piene di libri, anche se stanno lì non li si vedrai mai, sì. Quindi nel dubbio, questo proprio una cliente in particolare me l'ha detto, e cercava i libri di un autore locale, si è appanicata praticamente, ha detto va bene, prendo uno, ha preso il primo che gli è capitato e poi è uscita, ovviamente ha scelto sempre il genere che gli interessava, però alla fine poi ci ha rinunciato, mentre invece qui come è entrata ha detto proprio lei cercavo, è lui finalmente.
E poi abbiamo anche il settore dell'usato selezionato, quindi l'usato selezionato l'abbiamo preso soprattutto perché sono titoli che magari non sono più in commercio, o titoli che comunque andrebbero poi magari al macero o dimenticati. Certo. Mentre invece sono anche quelli, diciamo, bisogna dargli sempre un'ulteriore possibilità, perché vi pongo il mio esempio. Da bambina ero rimasta affascinata dal film Coma Profondo. Quando sono andata dal distributore dell'usato, ho visto il libro Coma di Robin Cook, questo è mio, perché ovviamente se lo cerco magari in giro nella grande distribuzione non c'è più, perché è del 78. Quindi la particolarità e la meraviglia dell'usato è quella, quindi dare spazio ai nuovi titoli, ai nuovi scrittori, e ovviamente è impagabile, però anche dare spazio a tutti quei testi che altrimenti andrebbero al macero, e gente come me, che insomma sono arrivata a 46 anni, che effettivamente non l'ho mai letto quel libro, ma sono rimasta solo con la memoria del film, e dire: accidenti, finalmente lo posso leggere. Ecco, torniamo alla nostra protagonista. E ti chiedo: quali sono le fonti di ispirazione più importanti per scrivere un romanzo dark? Le serie televisive, i film o libri letti in passato? Allora, come dicevo prima, il primo spunto è la lettura. Quello che tu hai incamerato, specialmente in età adolescenziale e scolastica, poi ti resta un po' dentro. Per dire, io spesso faccio l'esempio dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. A distanza di anni, ma decenni, no anni, è nato Miseri Resti Sepolti, che sono racconti brevi che dicotomia morte e vendetta, cosa accadrebbe se le vittime tornassero per vendicarsi. Racconti brevi, e ogni tanto c'è del, diciamo, poesie, rime, insomma, dei pensieri che ricordano un po' quelli che erano gli epitaffi di... Quindi tutto ritorna, le fonti sono quelle. Poi sono un'appassionata di cinema, da sempre, e di cultura horror. Io dico cultura horror, può sembrare un concetto strano, no, associare queste due parole, ma non lo è. Basti pensare alle favole della nostra infanzia, che sono cultura popolare, ma sono horror, proprio a tutti gli effetti, sono delle cose tremende. Modificate e smussate. E questi, quindi, tutto questo bagaglio di tradizioni, di leggende, di folklore, si trasforma, poi prende forma dentro di noi, sotto forma di creazioni, nel mio caso appunto di libri, ma può essere un'opera musicale, un dipinto, insomma qualsiasi cosa che è arte, che è creatività. Quindi è fondamentale la contaminazione? Sì, è fondamentale la contaminazione, cosa che io ho cercato di sperimentare anche con i miei libri, perché il Pentacolo, questo è il volume unico della Legacy of Darkness della DZ Edizioni, è una contaminazione di generi. C'è lo steampunk, c'è l'horror, c'è il thriller, c'è il dark. Ho voluto proprio, cioè mi piace. Infatti molti mi dicono: ma come fai a passare dal thriller esoterico al fantasy puro, come può essere questo di Rasputin, o ad arrivare fino all'horror puro? Perché sono curiosa, mi piace sperimentare. È meraviglioso questo. Ecco, perché secondo te spesso e volentieri la narrativa horror e dark fantasy è erroneamente considerata di serie B? Allora, questa è una lunga battaglia che porto avanti da... Io sono anche curatrice della collana horror per la DZ Edizioni. In primis mi rendo conto che molti fanno proprio fatica a capire cos'è horror. Ah, è vero che poi all'interno dell'horror c'è di tutto, c'è lo splatter, c'è l'horror psicologico, quello. Però insomma ci sono dei paletti, no? C'è un range tra cui uno si può muovere. Per quello che riguarda questo discorso del genere di serie B, è una cosa prettamente nostra, perché a livello proprio di letteratura anglosassone, all'estero non è assolutamente così, e ancora di più se parliamo di racconti. Da noi ancora si fatica a far capire che il racconto breve a tutti gli effetti è letteratura. Anzi, per quello che riguarda l'horror, il breve è la misura da cui è nato. Basti pensare a Edgar Allan Poe, Lovecraft, lo stesso King. Cioè, il racconto breve è una misura degna di nota, insomma, anzi, in alcuni casi è anche molto più complicato sviluppare in un racconto breve. Questo è un retaggio, perché si pensa che comunque la narrativa alta sia la narrativa, tra virgolette, che veicoli contenuti seri.
pensando proprio che l'horror non lo faccia. Invece l'horror serve per esorcizzare traumi, paure, serve per affrontare argomenti importanti, tipo gli zombie di Romero non erano altro che la critica sociale del consumismo, perché ambientarlo all'interno del centro commerciale? Anche l'esorcista, lo stesso libro, anche lì c'è tutto un ragionamento dietro, non è semplice horror. L'horror riesce ad avere dei contenuti importanti, ma questa cosa ancora non si fa fatica a farla comprendere. Poi, se a scriverlo è una donna, lì apriamo proprio un mondo che ancora si pensa che magari non è un genere femminile, che una donna non possa essere in grado di scriverlo, ma sono tutti stereotipi. Sono tutti stereotipi. Ecco, tra i tanti libri che hai scritto, tutti sono un po' figli, tutti sono avventure. Quanto di te c'è all'interno e quello che porti nel cuore? Qualche aneddoto in particolare che lo rappresenta? Allora, importante è l'archivio degli dèi, perché è il primo approccio reale all'editoria importante. Ed è un thriller esoterico che racchiude un po' tutte le mie passioni. Io sono una ceramista, appassionata di simbologia medievale, di arte, e quello è un thriller ambientato all'interno della Galleria degli Uffizi, cioè gli enigmi sono nascosti all'interno dei quadri. Quindi quello abbraccia un po' quelle che sono le mie passioni. Poi si passa da libri di puro divertimento, come può essere appunto Il Pentacolo, dove ho messo tutte quelle che sono le mie passioni per l'esoterismo, per un certo tipo di letteratura e di, che ne so, la leggenda degli uomini straordinari. Lì abbiamo dei protagonisti che hanno ognuno di loro un potere, e quindi sono tutti rimandi a cose a me care. Importanti sono Miseri resti sepolti e Le ossa dei morti, perché sono stati scritti in due periodi della mia vita complicatissimi, in cui io ho buttato fuori, specialmente in Miseri resti sepolti, la dicotomia morte e vendetta, le vittime che tornano, è una rivalsa. Ovviamente la mia vicenda personale non aveva niente di paranormale o di esoterico, però era comunque, mi serviva in quel momento una rivalsa verso una cosa che io non potevo affrontare in altro modo. Le ossa dei morti, sono molto affezionata perché ha la prefazione di Paolo Di Orazio, che è diciamo un maestro dello splatter italiano, è una personalità, insomma un autore cult, e mi pregio anche di avere la sua prefazione. E poi, cosa dire, l'ultimo, questo, Il girotondo delle anime piccole, perché è l'ultimo nato, è una storia corale dove si parla di traumi infantili e di quello che ci accade nel passato, che noi ce lo riportiamo nel nostro presente, crescendo, e si parla di peccato, di perdita di innocenza, insomma, poche pagine ma intense. Ecco, nel corso della tua vita ti è capitato di entrare in contatto, in sintonia con un libro particolare dal quale poi hai potuto dare una svolta, hai potuto trovare una chiave di lettura diversa alle tue, diciamo, al tuo quotidiano, alle tue emozioni, alle tue paure che stavi vivendo? C'è qualche libro in particolare che ti è più rimasto dentro? Ma se dovessi citarne uno, cioè diciamo che il punto di svolta che mi ha fatto decidere che da grande, tra virgolette, avrei voluto fare la scrittrice è Il nome della rosa di Umberto Eco. Capolavoro. Letto in età scolare anche quello, ero... E lì c'è stato proprio mi è sempre piaciuto scrivere, da piccola scrivevo i raccontini dell'orrore, cioè delle cose imbarazzanti, però quello è proprio il punto di svolta. Perché lì quello racchiudeva tutto quello che a me piaceva, il mistero, comunque l'avventura, un certo, come dire, gusto anche per il classicismo, e per qualcosa di, che adesso magari uno può dire vintage, no? Sì. Nel senso anche degli stilemi classici. E quello è stato il vero punto di svolta. E poi c'è un writing di Stephen King, che credo che qualsiasi autore debba leggere 2 o 3 volte l'anno, così giusto per un ripasso, no? Ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi prendi e leggi per fare un ripasso, perché ti fa capire, partendo anche dalla sua biografia, perché
si parla anche di quello, dei suoi gusti, però ti fa capire cosa vuol dire essere scrittore. Ecco, quando tu hai iniziato questa tua avventura nel mondo dell'editoria, sicuramente come l'hanno presa chi ti era vicino, i tuoi parenti, la tua famiglia, cioè chi è stato la spalla sulla quale praticamente hai più dovuto puntare, dalla quale hai avuto più la sensazione e la consapevolezza che ce l'avresti fatta? Allora, cerchiamo di dirlo senza commuoverci. mio padre, perché lui era il grande appassionato di libri e di scrittura, e noi ci confrontavamo anche con le trame. Che dici, se lo faccio, se scrivo questo, che ne pensi di questa cosa? La passione per, diciamo, per la cultura e per l'arte in generale mi viene da lui. Quindi contentissimo, critico, molto critico. Mentre attualmente, vabbè, mia figlia, mio marito, insomma, sono tutti contenti. Io cerco di coinvolgerli il più possibile raccontando trame, e costringendoli a vedere film horror, cose insomma che fanno parte del mio mondo, e devo dire la verità che mi seguono e sono contenti. Mi fa piacere. Ecco Barbara, si dice che i libri e la mente, per essere attivati bisogna aprirli, però spesso non sono le persone che aprono i libri, molto spesso sono proprio i libri ad aprire le persone, è vero? Certamente, perché come quando si fa un viaggio, tu fai un viaggio e apri la mente, apri il cuore, apri tutta te stessa o te stesso, insomma. E il libro ti concede di fare questo viaggio tranquillamente a casa tua, ma apri la mentalità, apri, diciamo, dai accesso a nuove informazioni, alla curiosità, quindi di voler approfondire comunque magari un argomento o una letteratura in particolare. Quindi effettivamente sono i libri che poi aprono la nostra mente. Diciamo, noi li apriamo fisicamente, ma in realtà loro fanno un lavoro molto più ampio e importante. Ecco, tu hai aperto questa piccola libreria, sono 3 settimane quasi, mesetto. Al 14 febbraio. Al 14 febbraio. San Valentino. Ecco, come sta andando il trend di questa nuova avventura nel tuo piccolo bar? Bene, bene. Bene perché sia i clienti abituali che si ritrovano poi circondati da libri, lì viene in mente di dirmi, a proposito, me lo metti da parte? E lo indicano, no? E quindi anche loro, cioè, vedo una buona risposta, perché effettivamente era qualcosa che mancava. E come posso dire, ci sono persone che mai avrei pensato potessero aprire un libro, però effettivamente ho quel tipo di libro, quindi già anche con i miei clienti mi riscopro che li vedo in maniera diversa e più completa, perché anche, diciamo, da quello che consumano, da come li vedo nel quotidiano, dai piccoli gesti, quello era un tassello che mancava, perché mi chiude il cerchio a 360 gradi sui gusti e gli argomenti, altri argomenti che abbiamo tirato fuori di conversazione, quindi mi trovo molto affine con alcuni, su altri invece apro il dibattito, perché appunto chi dice no, vabbè, ma l'horror, meraviglioso, cioè, la maglietta col teschio finalmente me la sono potuta mettere, perché non potevo non metterla. E io da quando sono piccola, per esempio, mamma insomma ne è testimone, giravo con gli anelli a teschio dei Guns N' Roses, lo smalto viola che con cangiante nero, perché è sempre vestita di nero, ma perché l'horror mi ha sempre affascinato, ma perché, come diceva Miriam, esorcizzava e esorcizza comunque tante paure. Quindi nello sfogare quella mia sensazione, perché piango, piango proprio con soddisfazione, perché quando piango, cioè quando le lacrime scendono, significa che l'adrenalina è salita, quindi il libro ha raggiunto, soprattutto horror, ha raggiunto quello che io volevo, ma soddisfatto, e lì piango sia di felicità che di paura, perché poi devo continuare a leggerlo fino a che non sono arrivata alla fine. Bello, e terminiamo la nostra intervista con l'ultima domanda alla nostra scrittrice. Si dice, leggere è l'unico verbo che non ammette l'imperativo, è proprio così? Le cose forzate molto spesso sono mal viste?
Beh, sì, dobbiamo lasciarci trasportare nella scelta del genere, nella scelta di quello che ci è più congeniale, quindi non, la forzatura in qualsiasi ambito è deleteria, insomma. Poi ti fa perdere anche un po' il piacere di quello che la lettura è un piacere, come lo è la scrittura, quindi la forzatura fa un po' perdere questo piacere. Ecco, come mamma, come hai avvicinato i tuoi figli alla lettura? È una domanda di quelle scomode che tutti i genitori un po' fanno. Allora, intanto faccio un piccolo accenno, Piccoli passi nel buio è una sorta di raccolta di racconti per bambini, effettivamente per bambini, e la dedica è alla mia piccola musa horror, che è mia figlia, che adesso ormai non è più tanto piccola, ha 19 anni. E l'inizio era la lettura delle favole, no? Delle favole classiche da bambini, insomma, ho voluto risparmiargli i traumi che ho subito io in infanzia, perché... Però poi, cioè, non esiste la censura per me, quindi per quello che riguarda le letture o anche film con contenuti forti, come possono essere gli horror, tutto è lecito, basta che sia spiegato. Sì. E in questa antologia gli adulti praticamente non esistono, perché il bambino... grazie all'amicizia e al coraggio che riesce ad affrontare, in quell'antologia si parla di mostri classici, dunque c'è la mummia, il vampiro, è il bambino che in compagnia, con l'aiuto dei suoi amici, quindi il concetto di amicizia e il concetto di coraggio, il bambino risolve senza l'aiuto dei genitori, degli adulti. Ed è quello, credo, il fulcro del discorso. Cioè, tu aiuti il bambino a scegliere il libro che è più adatto a lui, ma poi lo lasci il libro di leggere. Che questo penso sia, diciamo, il segreto un po' del successo dei libri. Ecco, termina qui la nostra terza puntata della rubrica Coccole e Cultura con le nostre due amiche che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Salutiamo e ringraziamo per l'accoglienza la titolare del bar Il Rifugio degli Elfi, Barbara Gherarducci, grazie di tutto. Grazie a voi, come sempre. E salutiamo la nostra Miriam Palombi, la nostra scrittrice, protagonista di questa nuova avventura. Un saluto, grazie. E vi rilasciamo alla voce della nostra scrittrice Miriam Palombi, che ci leggerà un estratto del libro Cryptid Tales. Grazie a tutti. Allora, mettiamo gli occhiali. Siamo proprio dall'incipit, eh? Allora, cose cattive. Benjamin era convinto che non ci fosse nulla di più osceno e maligno del sangrese Mercy. L'orfanotrofio si ergeva come un gufo appollaiato sulla sommità della collina, rapace, pronto a dispiegare le ali nell'attesa di ghermire i piccoli topi. I bambini sperduti erano le sue prede preferite, non i monelli impenitenti narrati da Barry nelle avventure di Peter Pan, ma quelli deboli e morenti, più simili a fantasmi evanescenti nella luce del crepuscolo. Chi non fosse a conoscenza dell'attività benemerita compiuta tra quelle mura vetuste avrebbe potuto pensare che l'edificio fosse da molto tempo abbandonato all'incuria. Sembrava che una fosca aura circondasse ogni cosa e che all'interno di quel perimetro immaginario non ci fossero uccelli a librarsi in volo né animali ad aggirarsi al suolo guardinghi.